Cari fratelli e sorelle, siamo ormai alla terza domenica di Avvento, oggi nella liturgia, e che c'è l'invito dell'Apostolo Paolo. Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti, il Signore è vicino. La Madre Chiesa, mentre ci accompagna verso il Santo Natale, ci aiuta a riscoprire il senso e il gusto della gioia cristiana, così diversa da quella del mondo. In questa domenica, secondo una bella tradizione, i bambini di Roma vengono a far benedire dal Papa le statuine di Gesù Bambino che porranno nei loro presepi. Infatti, vedo qui in piazza San Pietro tanti bambini e ragazzi insieme con i genitori. Benvenuti, che gioia! E con gli insegnanti catechisti, carissimi, vi saluto tutti con grande affetto e vi ringrazio di essere venuti. È per me motivo di gioia sapere che nelle vostre famiglie si conserva l'usanza di fare il presepe. Però non basta ripetere un gesto tradizionale. È quanto importante. Bisogna cercare di vivere nella realtà di tutti i giorni quello che il presente presepe rappresenta, cioè l'amore di Cristo, la sua umiltà, la sua povertà. E ciò che fece San Francesco a Greccio rappresentò dal vivo la scena della Natività per poterla contemplare e adorare, ma soprattutto per saper meglio mettere in pratica il messaggio del Figlio di Dio che per amore nostro si è spogliato di tutto e si è fatto piccolo bambino. La benedizione dei bambinelli, come si dice a Roma, ci ricorda che il presepio è una scuola di vita dove possiamo imparare il segreto della vera gioia. Questo non consiste nell'avere tante cose, ma nel sentirsi amati dal Signore, nel farsi dono per gli altri e nel volersi bene. Guardiamo il presepe. La Madonna e San Giuseppe non sembra una famiglia molto fortunata. Hanno avuto il loro primo figlio in mezzo a grandi disagi, eppure sono pieni di intima gioia perché si amano, si aiutano e soprattutto sono certi che nella loro storia è all'opera Dio, il quale si è fatto presente nel piccolo Gesù. E i pastori, che motivi avrebbero di rallegrarsi? Quel neonato non cambierà certo la loro condizione di povertà ed immaginazione, ma la fede li aiuta a riconoscere nel bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia, il segno del compiersi delle promesse di Dio per tutti gli uomini che egli ama, anche per loro. Ecco, cari amici, in che cosa consiste la vera gioia? È il sentire che la nostra esistenza personale e comunitaria viene visitata e riempita da un mistero grande, il mistero dell'amore di Dio. Per gioire abbiamo bisogno non solo di cose, ma di amore e di verità. Abbiamo bisogno di un Dio vicino che riscalda il nostro cuore e risponde alle nostre attese profonde. Questo Dio si è manifestato in Gesù, nato dalla Vergine Maria. Perciò quel bambinello che mettiamo nella capanna o nella grotta è il centro di tutto, è il cuore del mondo. Preghiamo perché ogni uomo, come la Vergine Maria, possa accogliere quale centro della propria vita il Dio che si è fatto bambino, fonte della vera gioia.
Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Via tibi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut che Angelo Nunziante, Christi Filii tua Incarnazione coniovimus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, periundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.